Eccoci qua ragazzi, bentornati al canale di Danix, torniamo con il Padrino 2 e riprendiamo da questo punto. Allora, siamo a Cuba, vediamo un attimino di rimetterci un po' dei nostri alleati, che ne abbiamo perso un paio nell'ultima fase. Allora, dobbiamo andare al palazzo presidenziale che è lì. Quindi direi di andare subito, non rubiamo la macchina, guarda, se no ci insegue la polizia fisso. Vediamo se riesco a beccare la macchina. Questa zona no, è difficile trovare. Su coce ci ha fatto proprio una bella botta. La polizia è qui. Tu furgoni, ecco. Una volta all'interno dell'edificio dovrai cavartela da solo. Lo so. Voi trovatevi un posto sicuro e aspettate il mio ritorno. E non mettetevi a parlare con nessuno. Adesso possiamo andare con la missione principale. E così che vivono le persone normali? Che palle, Dominic! Strettissima sta strada. Signor Dominic, mucho gusto. Bienvenido. Hola. Scusa, non parlo spagnolo. Lo so. Sono l'interprete per l'incontro di domani. Venga. Un giorno questo palazzo diventerà un museo. Che tipo di museo? Un museo della rivoluzione. Sai su cosa verterà l'incontro? Non gliel'ha detto nessuno? La rivoluzione. E perché lei, signor Dominic, un americano... ha interesse in questa guerra? Siamo in molti a sostenere la vostra causa. Sì, ma pochi vengono a Cuba a rischiare la vita contro i dissidenti. Specie chi ha insoliti legami d'affari. L'embargo americano ci danneggia. Dobbiamo poter esportare. Ci serve il denaro. E ci serve un partner. Qualcuno con accesso a navi, porti e funzionari negli Stati Uniti. Per questo lei si trova qui. Sarà qui stanotte. Sarà ospite del presidente. Grazie. Le sue armi saranno al sicuro fino a dopo l'incontro. La aspetterò domattina. Ah, la prego. Non vada in giro di notte. Spero che capisca. Sì. Buenas noches. Trova Fidel Castro. Ma le armi... no, infatti, le armi non ce le abbiamo. Vabbè, l'aveva detto, la signorina. Allora, occhio. Cosa abbiamo preso? Forse abbiamo preso la garotta, non lo so. Ce l'avevamo, boh, mi ricordo. No, credo di no, perché ci hanno tolto tutte le armi. Allora, puoi spostarti senza fare rumore, mentre si è abbassato, sorprendendo così un nemico alle spalle. Ecco perché ci ha dato quello. Per strozzarli. Ce ne sono due lì, pieno di guardie. Uccidi Fidel Castro con un fucile di precisione. Sì, è il fucile dove mica ce l'ho. Hai detto niente, guarda quanti sono le guardie. Vediamo un attimino. Ah, qui si può scendere. Vabbè, lì non possiamo andare. Ci beccano subito e moriamo. Ah, mancava una missione stealth. Tutte cacciare sparatori. Strangola qualcuno o ucciderlo con una garrotta per non fare rumore e non attirare l'attenzione. Avvicinate come se non fa il rumore. Per prima cosa equipaggio la carota. Vabbè, sì, ce l'ho già. Con la carota equipaggiata cammina da abbassato dietro un nemico. Quindi tieni premuto LTRT per soffocarlo. Mentre lo strozzi, tieni premuto LR per strangolarlo a morte.
me li ricorderò sti tasti. Cercherò di fare in modo che sia una cosa rapida. E questa è fatta. Comunque questo edificio crolla a pezzi, non vorrei dire niente. Quel tempo cosa vuol dire? Che non lo so. Non l'ho visto tardi, signore, l'ho visto tardi. Ah, proprio fa... Ah, fallisce... Beccato. Cioè, le guardie che ti hanno visto... Ah, ok, vabbè. Pensavo che dovevo scappare nel tempo. Non l'avevo capita, non l'avevo capita. Vabbè, vediamo un attimino. Vabbè, adesso buono a sapersi. Però quello è sbucato così. Che cazzo l'ha visto? Non l'ho visto proprio. Non l'ho proprio visto. Vabbè, allora piano piano. Vabbè, ma se può fare così. Qui perché c'è della polvere che cade nei soffitti? Sta crollando qui. Questa è chiusa. Allora, un'altra lì. Nessuno si mette contro la mia famiglia! Sì, ma non gridare, che poi c'è zento. Non è che ti fai una cacciara urlando. Ecco, era utile che mi disegnava nella minimappa, perché così almeno vedevi che... Beh, lì sono in due, non si può fare nulla. Quindi tocca lasciar perdere. Rischiato male qua, eh. Lì ce n'è uno anche lì, ma quello secondo me lo possiamo anche lasciare. Intanto elimina, ma questo sta urinando addirittura, bene. Così, uriniamo in casa, va. È passata la voglia di urinare, eh? Ho preso anche una pistola, che è silenziata, sì. Vabbè, questo è già qualcosa. Allora, credo che poi... Sono due qua. E questi tocca per forza... Non è vero, mirato. Ho sparato nel tavolo, che è? Colpi non me ne sta dando, però. Passiamo di qua. Ok, ce n'è uno là, quello si può fare così, se non si gira l'ultimo. Adesso non fai più il duro, eh? Non ti deve gridare ogni volta. Vabbè. Ah, eccolo il cecchino dopo. Tus hombres. Busca el palacio.
Chi è stato? Donde sta? È l'americano. Non lo incontro. Dominic, so che sei stato tu. Vieni fuori. Cosa c'è? Hai paura perché non mi conosci? Sono Esteban Almeida. Sono come te, un mafioso. Ma io non mi nascondo come un codardo. Il governo apprezza gli uomini come noi. Sa cosa possiamo fare. Gli garantiamo il potere. Io però sono arrivato prima. E ora verrò a prenderti, americano. Arrivo. Ora chi? A chi? Vorrei... Dove sei? Fuggi dal palazzo. Tutte ste armi così. Sono tornate così all'improvviso. Lì quante ce ne armi. Allora, aspetta un po' da qua. L'armeria c'è qua praticamente, signori. Non posso beccarlo. Da madre. Vediamo por detrás. Missione sarà ostica, perché siamo da soli. Pensavo che mi ridava colpi, vabbè. Fanno uscire, maledetti, Sono più proiettili. Oh, no, no, non così. In realtà qui è chiuso, l'uscita era da qua. Dove cazzo è l'uscita? Non l'ho capito. Dovrebbe esserci qualche strada alternativa. Allora, noi siamo partiti da qua. Forse qui. Vabbè, da dove siamo venuti praticamente? Dove sei? Dai, siete scarsi. Va bene, Chico, te la sei
ricercata. Mette scarse con quelle armi. Lasci fare. L'uscita è qua. Vuole raggiungere l'aeroporto. Beh, sembrava più complessa del previsto invece, dai. Ok, mi rimangio tutto. Cioè, nell'edificio erano pure pochi. Poi probabilmente mo ci inseguiranno, quindi. Andiamo a prendere una camionetta e andare via. Andiamo. Non so cosa siano queste A. Non ho idea di cosa vuol dire A. Cosa vuol dire A? Ah, è un altro. È un'altra famiglia questa. Aspetta un po'. Almeida. Ah, ok, ok. Sono altri. Ah, uno l'abbiamo anche ammazzato. Via allora un messaggio, condizione per uccidere. Don Esteban Almeida. La macchina non regge, eh. La madò. Vai, dai, all'aeroporto, veloci. Cazzo, il ponte stanno alzando. Ma che siete pazzi? L'americano voleva ucciderlo. Ma Castro è vivo? Sì. Accidenti, Dominic. Grazie a Dio. Dominic la pagherà. Nessuno ci fermerà, amico mio. Ah, quindi anche lui è con i cubani. Questo non me l'aspettavo, eh. Trovo un telefono e chiama il prossimo contatto. Questa non me l'aspettavo, signori. Se ai Bitnik non piace stare qui, che vadano in Russia. Questa è una cosa inaspettata. Ti ho visto parlare con delle ragazze alla festa di Zito. Erano tre almeno. Sono Michael. Dobbiamo parlare. Vieni al palazzo. Subito. Finalmente si fa vivo Michael, perché mancava da un po', Michael, quindi. Aspetta che arrivi la polizia. Comunque sta prendendo una piega interessante la storia, eh. Ah, ma siamo tornati a New York addirittura, quindi. Non vorrei. Ma non è che hanno preso il racket Florida? Fammi vedere un po'. No, sembra di no. Più che altro a Cuba. C'è una madonna di racket adesso da prendere. Eh sì, guarda qua. Ce ne sono controllato da Almeida. Poi chiaramente bisogna fare tutta la fase di cercare di nuovo quelli da eliminare uno a uno. Come abbiamo fatto prima, diciamo. Ma non è una cosa che va a ripetersi in famiglia arrivare, quindi adesso contro questi, contro i cubani. Non si sia fatto male nessuno. Tanto andiamo a parlare con
con Michael. Sentiamo cosa da dire. Dove ci sta portando Dominic? Devi smetterla di fare lo stronzo. Io non so cosa dirti, Mike. Devi dirmi tutto. Dominic, vieni qui. L'avevo detto. Non ci si mette contro i Mangano. Pensavamo che i Mangano volessero ucciderci. Venire da me, no? Col processo non volevamo che venissi coinvolto. E siete andati da Roth. Fredo, di chi è l'idea? Mia. Sei mio fratello, Fredo. E ti voglio bene. Ma andare da Roth, senza dirmelo. Così hai scavalcato la famiglia. Non riesci a vedere l'insieme, Fredo. E ora i Mangano ci fanno guerra. Questa famiglia cubana irrompe qui, sostenuta da chissà chi. Hai qualche informazione utile? Non hai niente da dirmi? Mettersi contro i Mangano è stata un'idea di Roth. Un'idea di Roth? Non sapevo che ci sarebbe stata una guerra. Mi ha detto che i Mangano erano deboli. Che mandare Dominic a Cuba sarebbe stato un bene per la famiglia. Dietro gli Almeida c'è Roth. Ci sta ingannando. Disse che c'era qualcosa anche per me. Per me solo. Ho sempre provveduto io per te, Fredo. Hai provveduto per me? Come? Dite a Fredo di andare da questo. Dite a Fredo di andare da quello. Sono il fratello maggiore, Mike. E tu mi sei passato avanti. Due volte. Lo ha voluto papà. E la mia volontà non conta. Fredo, non sei più mio fratello. Non sei più niente. Mi hai spezzato il cuore. Mi hai spezzato il cuore. Mike. Non voglio che gli succeda niente finché è vivo Roth. Parla con Michael Corleone. Mi spiace, Michael. Non volevo che le cose andassero così. Hai sbagliato, Dominic. Sei un Don. Devi sapere di chi ti puoi fidare. So di poter contare sulla tua fedeltà, ma mio padre aveva ragione. Tieniti stretti gli amici, ma tieniti i nemici ancora più stretti. Hai ragione, ma non avrei mai pensato a Fredo. Dannazione. Senti, posso aiutarti? Voglio sistemare le cose. Bene. Ascolta, l'indagine del Senato sta procedendo. Ghiri sta facendo quello che può, ma non posso correre rischi. Non con Frank Pentangeli come testimone. Ho pensato a un piano di riserva. Sarebbe? Ho sentito un amico in Sicilia. E ho trovato il fratello di Frank. Si chiama Vincenzo. Ed è già arrivato qui. È un uomo d'onore, un don nella sua città. Vincenzo sa quanto è importante l'omertà. E questo Frank l'ha dimenticato. Cosa ha intenzione di fare? Porterò Vincenzo al processo. Se Frank vorrà testimoniare contro di me, dovrà farlo davanti a suo fratello. Il sangue è un legame forte, Dominic. Ora Tom ti spiegherà meglio. Forse Frank riconsidererà il prezzo del suo tradimento. Parla con Tom. È in contatto con Vincenzo fin dal suo arrivo. Forse Frank riconsidererà il prezzo del suo tradimento. Tom, ho appena saputo di Vincenzo. Lo so, è disposto ad aiutarci. Abbiamo sistemato Vincenzo nel tuo rifugio, qui a New York. Ancora non riesce a credere che Frank voglia testimoniare contro di noi. Qual è il prossimo passo? Incontrati con Vincenzo, presentati. Ha bisogno di essere accompagnato all'udienza. Non mi aspetto guai, ma con Roth e gli Almeida che lavorano insieme, dobbiamo essere prudenti. Ah, un'altra cosa. È il momento giusto per promuovere vicario un tuo uomo. Avremo bisogno di un aiuto nella guida della famiglia. E poi un vicario può essere utile anche in battaglia. Pondera bene la tua scelta. È una cosa molto importante. Tieni gli occhi aperti quando accompagni Vincenzo all'udienza. Aspettati di tutto. Ok, allora in realtà possiamo anche... aspetta, me lo sta dicendo, immagino. C'è un posto libero per trovare le reclute presso una delle tue attività o il tuo palazzo. Ok, allora abbiamo le munizioni al massimo. Non proprio. Vincenzo è la mia ultima possibilità. Soltanto lui può spingere Frank a ritirare la sua testimonianza. Parla con Tom.
È in contatto con Vincenzo fin dal suo arrivo. Prendo un po' di colpi, un po' di cose. Andiamo da Vincenzo. E andiamo a promuovere anche uno dei nostri. Allora, andiamo a vedere. Prossima famiglia da eliminare è Almeida, che è a Cuba, chiaramente sono tutti a Cuba questi, ma non abbiamo informazioni di nessuno a parte di quello che abbiamo già eliminato. Qui sarà difficile uguale, perché bisogna vedere le condizioni per uccidere ognuno di quelli, che è lì che mi rompe un po' le palle del, sinceramente. Però. Allora, qui possiamo aggiungere gli uomini che sono stati promossi, possono apprendere una specialità aggiuntiva e si dimostrano significativamente più forti se mandati a difendere o attaccare un'attività, ecco. Allora, possiamo mettere... Ah, ok, solo questi due posso promuovere, che sono capo, gli altri no. Beh, sono scagnozzi quelli. Io direi vabbè, questo dai, scegli una nuova specialità. Allora, lui fa demolizione picchiatore, già, quindi possiamo metterli piromane, dai, tanto non... E qui tocca aggiungerne un altro. Per aggiungere un altro bisogna sempre promuovere un altro di questi e poi trovare un altro scagnozzo. Possiamo promuovere, direi, vediamo un po'. Ma sì, dai, questo. Che questo cosa fa? Fa solo scassinatore, quindi può andare con... Ingegnere non è che lo usiamo tantissimo, però demolizioni, medico. Allora, medico ne abbiamo già uno in realtà, quindi vabbè, direi di andare su picchiatore, non lo usiamo quasi mai, direi di andare su ingegnere, va. Ok, e qui serve chiaramente uno scagnozzo, quindi uno scagnozzo, perché noi per quanto riguarda gli scagnozzi, tanto ormai fanno, uno fa tutto praticamente, quasi tutto, quindi uno qualsiasi ne possiamo prendere, ce ne sono qua anche dove siamo adesso in realtà, quindi vediamo un po'. Oh, questi sono qua. Il nuovo vicario è in gamba, hai promosso la persona giusta. Manca poco al giorno di paga. Quanto antes mejor. Hai mai guidato una famiglia? Sai cosa vuol dire essere rispettato? Non sono né troppo stupido né troppo sveglio. So cosa voglio, capito? Allora, che mi dici? C'è qualcosa che dovrei sapere? In tutte le bande sono sempre stato quello dell'altrimenti. Tipo, consegni i soldi al capo, altrimenti li darai a me e ti strapperò le budella per il disturbo. Allora, che carte puoi mettere sul tavolo? Da piccolo sono stato colpito mentre pulivo un negozio. È stato allora che ho deciso di imparare ad aggiustarmi da solo. Vabbè, un medico che avevamo già, però vabbè, tanto poi li cambiamo ogni continuazione, quindi... Hai bisogno di me? Sono pronto. Tu sei la persona che mi serve. Benvenuto nella famiglia. Tanto l'abbiamo aggiunto. Ce l'avevo già un medico, ma vabbè, sempre... utile. Parte che adesso non ho nessuno con me appresso, quindi devo prendermene anche un paio. Allora, vediamo un attimino. Allora, mi prendo questo, che fa un botto di roba, eppure questo. Ma gli altri, e prendo questo lo rimuovo per ora, preferisco quello avanzato. E
boh, gli altri si possono potenziare leggermente, ma devi sempre potenziarli con i soldi. È lì che rompe un po' le palle. Cioè, la fregatura è che li devi migliorare con i soldi tuoi. Quindi non è che sia una cosa buona, però è per quello che scoccio un po' questa cosa. Difesa a mani nude. Beh, giusto qualcosina gliela miglioriamo. E costano, le abilità costano. Per ognuno di questi, ne vuoi di soldi, ne vuoi, raga. Ne vuoi. Per esempio il vicario l'abbiamo potenziato al massimo adesso, in teoria, quindi, però gli altri non ho più soldi. Sinceramente direi che va bene così. Il vicario me lo porta presso sempre. Si accorgerebbero della mancanza di un è quello che ha più cose buone. Dovremmo chiedere per vedere se c'è qualcuno che si vuole unire alla famiglia. Vabbè, adesso tra un po' ci salutiamo. Andiamo giusto. Mi piace. Però in realtà non so se possiamo avere le macchine. No, in teoria no, perché adesso mi ricordo. Le macchine corazzate mi sembra che dobbiamo prendere ancora dei racket per averla. Sì, infatti degli sfascia carrozza ce n'è uno qua, ne abbiamo uno su 4 contro, quindi c'è quindi 2, 3 e 4. Dobbiamo prendere tutti e tre questi sfascia carrozza per avere la macchina blindata. Quindi bisogna tornare a Cuba e prendere il mondo a Cuba, perché oltre al fatto di fare le info per eliminare quelle uno a uno, c'è anche da fare quello. Non è solo sta roba. Vabbè, comunque qui c'è una missione. Cos'è questo? Vabbè, dai, facciamoci giusto questa missione. Dobbiamo prendere Vincenzo prima che inizi il processo. Lo so, Michael mi ha affidato questo incarico, non lo posso deludere. Va bene, quindi vediamo un po', Poi nei prossimi video chiaramente torniamo a chissà se quella ragazza ha bisogno di un passaggio. Cercare info per eliminare gli altri, come ho detto. Dovresti portare in giro quello scagnozzo nuovo. Ecco, stanno già iniziando a rompere i maroni che ci attaccano il racket. Mamma mia, che rottura. Vabbè, iniziano quando c'è una. No, devo inviare. Vai a difendere, va. Capire come funziona. No, qui non si entra. Ormai ogni settimana c'è qualcuno che marcia per qualcosa. E mo ritornano ad attaccare i nostri racket perché c'è l'altra famiglia a rivale, i cubani maledetti. E che è successo qua? No, ammazza. Chiama Tom, l'hanno ammazzato, Gli hanno infilzato un coltello alla schiena. Pugnale, coltello. Vogliono colpire i nostri affari, Dominic. Questa porta è malandata, cara. Tom, Vincenzo non è qui. E qualcuno ha steso il suo guardaspalle. Mio Dio, potrebbe essere in pericolo. O morto. Non è morto. I suoi rapitori sono troppo scaltri per ucciderlo. Vincenzo deve arrivare all'udienza. Dobbiamo trovarlo in fretta. D'accordo, parla con la gente vicino all'edificio. Qualcuno avrà visto qualcosa. E se trovi una traccia, controllala a dovere. Fa presto, Michael conta su di te. Indaga sulla scomparsa. Stammi alla larga, ok? E quanta gente devo chiedere? Una madonna di gente. Chiedi in giro Vincenzo, qualcuno potrebbe mentirti, però per cui ricordati perché quello che tieni, che ti viene detto è una parola. Chissà cosa intendi. Una parola. Vabbè, iniziamo con questa, va. Porterà di nuovo quel dolce. Signore, mi scusi, sto cercando quest'uomo. Per caso l'ha visto? Sì, ha un'aria familiare. Stava con qualcuno dei Corleone in quell'appartamento, vero? Il tuo amico sembra una persona a modo. Non avevo capito che avesse traslocato in quell'appartamento. Non avevo capito che avesse traslocato in quell'appartamento.
Se trova nel nostro rifugio va bene, chiediamo lì. Signore, mi scusi, sto cercando quest'uomo. Ha un'aria familiare. Sì, l'ho già visto. Stava discutendo con due uomini in un locale. Ricordo che avevano l'accento italiano. Ehi, buonanotte. Era in un locale, ha litigato con questi due tizi. Erano italiani, credo. Uno ha detto all'appartamento, quello è un locale, ma l'ha detto che qualcuno mente, però è chiaro che non è che possiamo chiedere al mondo intero dov'è. Interessante. Chiedo scusa, sto cercando questa persona, Vincenzo Pentangeli, lo riconosci? È il tizio che vive dall'altra parte della strada. La notte scorsa l'ho sentito discutere con qualcuno. C'erano almeno tre uomini. Ma tutti diversi, dicono, tre strani tipi nel tuo rifugio, no? La notte scorsa ho sentito il tuo amico litigare con, non so, penso almeno tre persone. Stanno dicendo tutti cose diverse, però. Non c'è uno che dice la stessa cosa. Qui ce n'è due addirittura. Lo chiediamo anche qua. Chiedo scusa, ha visto quest'uomo? Si chiama Vincenzo Pentangeli. Quel tipo? Ma sì, è salito su un taxi insieme a quei due compa italiani. Ha detto che stava andando ai mori della zona sud. Ah, vero, però questo l'ha detto due italiani, quindi... Ho visto il tuo amico salire su un taxi con due italiani. Credo che stessero andando ai mori della zona sud. Ehi, sto cercando quest'uomo. Per caso l'ha visto? Sì, me ricordo. Era nel mio locale. C'erano tre tizi che gli rendevano la vita difficile. Il tuo amico deve aver fatto arrabbiare qualcuno, perché l'altro giorno al locale c'erano tre persone che ce l'avevano con lui. Sì, qualcuno adesso sta iniziando a dire un po' più o meno le stesse cose, qualcuno, ma... Bisogna capire se devo chiedere a tutti, mi sa di sì. Potrebbe guardare questa fotografia. Cerco questa persona, Vincenzo Pentangeli. L'ho visto. Era insieme a tre amichetti e si sono infilati in quel bordello. La Maison Rouge. Questa ha detto però tre, quindi sempre italiani saranno. Forse quei tre volevano far divertire un po' il tuo amico? Per quanto ne so io, la Maison Rouge è molto semplicemente un bordello. Questo lo sappiamo, va. Vediamo un attimino. Vabbè, chiediamo a tutti, fammo prima, va, tanto. Chiedo scusa, sto cercando una persona. Ha visto quest'uomo? Si chiama Vincenzo. E se è suo amico? Sì, lo vi in la Casa Roja con tres muchachos. Suo amico estaba en esa casa de puta con tres muchachos. Vabbè, questo non è neanche da mettere in considerazione, ma ci ha dato i punti interrogativi. Ma che stanno di qua? Lasciamolo lì. Questo non lo consideriamo, signori. Quest'uomo, un mio amico, è scomparso. Lo ha per caso visto? Sì, vive nell'appartamento sopra il mio. È gentile. Mi ha detto buenas noches la notte scorsa prima di ritirarsi. Il tuo amico aveva qualcuno che lo proteggeva. Mi sembravano dei Corleone. E quindi? Sicuramente al nostro rifugio. Dominic, ci divertiamo un po' prima che il club chiuda. Prima di visualizzare una cronologia di tutte le informazioni ricevute recente. No, aspetta, qual è il tasto? No, questo no. Se siete della famiglia mia, prossima. Ah no, però vedo dall'obiettivo. Trovi i rapitori di Vincenzo, ma dove saranno? Vabbè, ci ha dato due obiettivi, quindi o lì, vabbè, in uno dei due sarà, o in tutte e due bisogna andare, poi vediamo. Fuori dall'auto, ora! Vediamo un po'. Merda. Vabbè, dai, ci facciamo giusto questa missione e poi ci salutiamo. Ma voglio vedere se riusciamo a trovare sto Vincenzo, perché non si trova. Vabbè, comunque ci sta anche qualche missione un po' diversa dal solito, sempre spara, anche qualcosa di alternativo, non è mica malaccio. No, qui dobbiamo passare da lì. Non era giusto come stavamo andando, dobbiamo fare tutto il giro lungo però. Attento, vuoi farci ammazzare? Passare di qua. Qui c'è un sacco di gente che ha la chiave sopra che
per informazioni, molto molto importante. La Maison Rouge, qui avevano detto, vediamo se qua. Questo è un bordello, quindi. Che è tra l'altro nostro. Trovi il rapinatore di Vincenzo. Andiamo da Vincenzo. Dove avete nascosto Vincenzo? Dimmelo e forse ti lascerò vivere. Fottiti, non lo avrai mai. Ah, devo andarla a pugni? Lottiamo! Lasciate che mi colpisca così. Spera, mi arrendo. È il momento, compasso. Niente, non mi fanno... Non costringermi a diventare cattivo. Dov'è Vincenzo? Ok, parlerò. Si trova in un rifugio qua vicino, è ancora vivo, ma dovrai fare in fretta. Rob ci ha pagato per rapire il vecchio, non per ucciderlo. Qui. L'ho consegnato a uno dei suoi affiliati. L'abbiamo trovata, era qui comunque il punto giusto alla fine. Da dove sono usciti? Vabbè, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. No, che ignora, no, ho sbagliato. Ha fatto una cazzata, non dovevo ignorare. Vabbè raga, mi sa che ci salutiamo, a meno che non... L'obiettivo è ancora fattibile, sì. Cristo, però ci stavano aspettando, lì era un'imboscata. Che cazzo lo sapeva che c'era gente che ci stava aspettando fuori. Fuori, subito! Cristo santo! Allora, vediamo se riusciamo ad arrivare lì. Ci sarà da sparare, immagino. Ah, ma è quell'edificio. Mamma mia, quanti sono qua. Altre scale lì. Pensavo che c'erano più guardie. Andiamo. Segna giù. Sta roba dall'altro, nell'altro edificio, non è in questo, è nell'altro, quello a fianco, quindi non è qua. Indietro. Vabbè, dove ci sono i nemici c'è sicuramente quello, vedi. Allora andiamo all'altro lato. Che cazzo è successo? Hanno lanciato una bomba. Non vedo l'ora di tornare a casa. Allora, dovrebbe essere qui però, perché a meno che no, però le frecce me le indica che è giù, quindi neanche sopra, e più giù ancora. Torna qui. Se lo dici tu. Ecco un altro qui. Attenta dove spari. Questo stronzo non mi ricordo. Devo andare lì, ok. Mettiamoci a riparo.
dove spari, Bob. Eccolo qua. Ti senti bene? Tutto bene. Tu chi sei? Mi chiamo Dominic. Sono un amico di Michael Corleone. Michael, il processo è troppo tardi. Mio fratello Frank... C'è ancora tempo. Ti porterò là, ma dobbiamo fare in fretta. Ok, andiamo al processo. Non posso lasciare che Frank lo faccia. Violare l'omertà significa finire all'inferno. Andiamo. Dichiaro aperta l'udienza. Abbiamo finalmente fra noi un testimone che è pronto a confermare che Michael Corleone è a capo di un vasto impero criminale che controlla l'attività mafiosa di questo paese. Se convaliderà le accuse, la commissione potrà imputare Michael Corleone di falsa testimonianza. Senatore? Grazie, Mr. Pentangeli. Mr. Pentangeli, lei è stato membro della famiglia Corleone? Lei è stato alle dipendenze di Vito Corleone quando era il boss con il nome di padrino? Io non ho conosciuto nessun padrino. Io avevo la famiglia mia, senatore. Mr. Pentangeli, quello che dice è in contrasto con una dichiarazione giurata. Le ripeto, ha mai fatto parte di un'organizzazione criminale con a capo Michael Corleone? Io non ne so niente. Io commerciavo olio d'oliva con papà suo, ma roba vecchia ormai. Qui c'è una deposizione in cui afferma di aver commesso degli omicidi per Michael Corleone. Senti, avevo patteggiato con l'FBI, così ci raccontai un sacco di balle su Michael. Lo feci per far piacere a loro. Così gli ho detto, Michael ha fatto questo, Michael ha fatto quello. Ma erano tutte bugie. Io vorrei capire che diavolo sta succedendo qui. Senatore! Senatore! L'udienza della commissione è rinviata. Questa commissione ci deve delle scuse. Ora il testimone può andare. Che sarebbe successo se non fossi arrivato in tempo? Grazie al cielo ce l'hai fatta. Ero convinto che Frank stesse per parlare. Ma ora è tutto finito. Forza, va a parlare con Michael e nei locali difensivi. Michael voleva parlarti. Ok, va bene. Si chiudono nelle cabine telefoniche. Quel bastardo di Frank Pentangeli. Sai che fine fanno i traditori quando muoiono, eh? Bruciano per sempre all'inferno. Ma che diavolo? In quel modo, davanti a tutti. Che ti avevo detto? Io non vi capisco. Congratulazioni, Michael. Ha funzionato. È finita. Non è finita. Non ancora. Pat, dov'è Harry Mitchell? Non ne ho idea. La CIA non riesce a trovarlo. Credo che ora lavori per un'altra famiglia. È come una moneta falsa. Verrà fuori. Spera che non accada. E perché no? Mitchell lavorava con Roth. Quello che sa Roth, lo sa anche Mitchell. Su di noi, su di te. Cristo, potrebbe venderci. E se parlasse di Cuba, che succederà? Non parlerà. Lo voglio morto. E tutti gli altri. Michael. Dico sul serio. Mitchell, gli Almeida, tutti. Daranno sempre addosso alle nostre famiglie. Hai vinto. Perché vuoi sterminarli tutti? Non voglio eliminare tutti quanti. Soltanto i miei nemici. Capisci? Ok. Qui c'è una cassaforte che non la prendi. Se è quello che vuoi. No, no, la cassaforte non ce l'abbiamo. Io guardo le spalle a Dominic e tu guardi le mie. No, non ce l'abbiamo. Scassinatore ci manca. Allora, metto una... adesso ci salutiamo. Scassinatore? No, infatti, non ce l'abbiamo. È così che funziona, amico. Voglio che si apra. Allora, parliamo con Michael adesso. Merda, c'ero quasi. E poi...
Poi secondo me si torna a Cuba, perché in realtà lì c'è da fare un botto di roba, quindi... È finito, capo. Sto per tornare a Las Vegas, per cui sarò breve. Capisci quello che ti sto dicendo? Ma certo, la mia famiglia sarà sempre al tuo fianco. Bene. Tutti, Dominic. Ogni famiglia, ogni racket, ogni uomo d'onore. E anche Harry Mitchell, che è una minaccia più grave di quanto tu pensi. No, so che può essere molto pericoloso. Ok, Michael, lascia fare a me. Grazie. Questo è un momento cruciale, per te e per la tua famiglia. Le tue azioni determineranno il futuro. Forse il senatore può rispondere ad alcune tue domande. Cioè, i nemici a Cuba eliminano ogni famiglia rivale. Eh sì. Calmo, senatore. Ha recitato bene la sua parte. Non dirmi di calmarmi. Farò affari con te, ma questo non significa che accetti di buon grado le tue operazioni illegali. Spero di poter contare su di lei per mettere tutto a tacere, senatore. Il gioco è già iniziato. Quel piccolo complotto che avete preparato a Cuba, la mafia e la CIA che lavorano a braccetto, una vergogna per il paese. Farebbe cadere il governo. Credimi, tutte le notizie su Mitchell sono insabbiate ai più alti livelli. Mi dica cosa sa di Mitchell, dove potrebbe nascondersi, qualunque cosa. Ti ho detto tutto quello che so. Mitchell sta cercando la protezione di un'altra famiglia. Le fornisce informazioni tali da consentirle di colpirti dove ti farà più male. E se poi comincerà a parlare ai giornali, beh, dovrai fare armi e bagagli. Sarebbe la fine. Una vergogna. Siamo due facce della stessa ipocrisia, senatore. Forse la storia ci riscatterà. Oh, certo. Sono sicuro che fra 40 anni nessuno si scandalizzerà pensando che mafia e CIA hanno cospirato per uccidere un capo di Stato straniero. Come se fosse una cosa normale. Ma al diavolo, ricordati le mie parole. Nessuno verrà mai a sapere di tutto questo. Ti ho detto tutto quello che so. Mitchell sta cercando la protezione di un'altra famiglia. Le fornisce informazioni tali da consentirle di colpirti dove ti farà più male. E se poi comincerà a parlare ai giornali, beh, dovrai fare armi e bagagli. Sarebbe la fine. Ok, devo parlare anche con questo. Ci siamo, Tom. È la guerra. E finirà solo quando avremo vinto. Tu puoi farcela, Dominic, ma valuta bene le tue azioni. Dopo l'inchiesta, ogni tua mossa attirerà l'attenzione. Per vincere, dovrai disporre di un buon piano. Immagino che Pentangeli finirà in una prigione federale. Ha rinunciato all'immunità con il suo spergiuro. Ora avrai il resto della vita per riflettere sulle sue azioni. Può ancora rimediare, se lo farà. Tutto sarà dimenticato. Che cosa succederà, Fredo? Sono preoccupato per lui. Si trova al palazzo di Michael, al lago Taoe. Viene sorvegliato, o per meglio dire, protetto. Michael non vuole che gli accada nulla. Non ora, non durante una guerra. Tu puoi farcela, Dominic, ma non dimenticare la tua famiglia che ti ha portato fin qui. Avrai bisogno di loro, ora più che mai. Allora, io direi coraggio, che... Coraggio, Dominic. Che è successo? Ed eccoci chiamo. Qui, senza assolutamente nulla di sensato da fare. C'è anche uno che ci può dare informazioni, tra l'altro, tanto per Dean. Allora, uccidi Henry Mitchell a Cuba ed elimina ogni famiglia rivale. Andiamo un attimino, perché a Cuba c'è tanto da fare, quindi per forza di cose dobbiamo tornare a Cuba, prendere i racket, insomma, cioè terminare tutti quelli. Questo qua lo parliamo subito. Che ti passa per la testa? Cerchi aiuto? Sei un ladro? Ah, allora ho un lavoro per te. Ti va di prendere una cosa che non è tua? Non c'è problema. Dimmi che succede. Sono sotto processo per appropriazione indebita e l'accusa ha trovato delle prove schiaccianti contro di me. Vai a casa del procuratore, prendi quella roba, altrimenti mi sbatteranno dentro. D'ora in avanti non annoterò più niente. Sì. Come ho detto, dovrebbe darci delle info per eliminare gli altri dell'altra famiglia rivale che è rimasta. Che sono tanti, Vabbè, sempre lo stesso tanto. Ah, questo qui era. Mi ha dato l'info per questo. È già morto. Che ce ne frega, scusa. Vabbè, ragazzi, dai, io direi che ci salutiamo. Il video sarà uscito un po' lungo, immagino. Però ci sta, come ho detto. Un gioco che si presta, secondo me, a fare i video lunghi. C'è tanto da fare, quindi...
Spero che state seguendo la serie. Vabbè, dai, come sempre voi fatemi sapere, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate la Restiamo uniti. pagina Facebook, Twitter, profilo Instagram e noi ci vediamo alla prossima. Dai, un saluto a tutti da Alex Drosse 89.